A Pavia è stata ricordata la strage di Via D'Amelio, nella quale vennero uccisi il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Una celebrazione che si è voluto incentrare sulla figura privata di Borsellino a 31 anni da uno dei fatti di sangue più drammatici della storia del nostro paese. Io, quale presidente dell'associazione Assoarma di Pavia, ci sentiamo il dovere di continuare la tradizione iniziata alcuni anni sono da quando è stata messa il cippo nel 2021 da parte della Questura di Pavia e la lapide davanti alla stazione, perché riteniamo che questi ricordi devono essere inculcati nelle generazioni future. Quest'anno, se mi permetto di dire, abbiamo voluto dare un taglio diverso alla figura Borsellino. Borsellino l'abbiamo voluto vedere come uomo, rispetto alla famiglia, rispetto alla moglie, ai figli, più che come magistrato, perché abbiamo ritenuto che fosse anche un uomo veramente, veramente attaccato alle tradizioni. Beh, assolutamente, a distanza di 31 anni dalla strage di Via D'Amelio, il cuore della nostra nazione, del cuore dell'Italia, è ancora un cuore che soffre. Sicuramente il ricordo di Paolo Borsellino ci aiuta a comprendere quanto sia importante in questa giornata il momento dedicato alle giovani generazioni. Il giudice Borsellino lo diceva: se la gioventù ne negherà il consenso, anche l'onnipotente mafia scomparirà come un incubo. Allora ripartiamo proprio dalle scuole ad insegnare il senso delle istituzioni e il senso dello Stato. Non rendiamo vane questi consigli e queste parole di un grande uomo come Paolo Borsellino. I rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e delle forze dell'ordine hanno deposto 2 corone di fiori sia sulla lapide in zona stazione che su quella davanti alla questura. Sì, non possiamo considerarla diversamente, sono stati degli eroi, sono stati martiri, hanno lottato per la libertà di questo paese al punto di lasciarci la vita, ecco, quindi questo è simbolico, che sia ad esempio naturalmente per tutti.